Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Dinamo Piora, qui da Alessio che gioca con Carlo III de Valois, re di Provenza, re di Ungheria, signore della Lorena, signore di Aragona, re di Napoli e voivoda di Moldavia. Ci siamo presi un po' di gente l'ultima puntata, sì, ci siamo presi veramente un po' di gente. E adesso siamo in guerra difensiva contro la Polacchia che ha attaccato il nostro regno legittimo ungherese. Qui adesso alla Polacchia gli facciamo un casino, la svaligiamo del tutto, l'inflazione, pem! Però intanto ci fregiamo tutti i soldi che c'erano i polacchi. Il loro esercito continua a ammazzare i nostri alleati che continuano a combattere in posti inutili in maniera sbagliata, ma noi con i nostri esercitini abbiamo fatto tutti gli assedi di tutto il loro regno, quindi diciamo adesso prendiamo certe botte incredibili. E qui nell'ordine teutonico c'è una meraviglia che fa pietà, pietà proprio ragazzi, pietà, 10% di sconto ai mercenari più uno di legittimità. Considerate che questo pagate 5.000 e in quell'epoca non volete più utilizzare i mercenari perché vi consumano professionalismo. Cioè, nell'epoca in cui devo permettere una spesa di 5.000. Invece Cracovia c'ha una bella meraviglia che ti dà 2 mercanti e 10 global 3 power. Cioè, nel senso, niente d'eccessivo, però insomma, manco brutto. Qui per gli ortodossi c'è un 30% di stability cost modifier, 25% di religious unity e 10% di lealtà col clero come equilibrio. E ricordate che l'equilibrio è fortissimo perché in questo modo diciamo sarà molto più facile togliere i privilegi. Partenone già l'abbiamo visto, abbiamo già visto Santa Sofia, Mausoleo di Carnasso, insomma vabbè questi li sappiamo tutti. Qui c'è la biblioteca corviniana, 5% di sconto alle idee, un po' di sconto all'istituto, vabbè quello non è niente di che, però insomma 5% di sconto alle idee mi piace, quello è buono. E poi che altro c'è? Che altro c'è che possiamo vedere di nuovo? La porta del Brandeburgo? Ovviamente, cioè la cosa più scontata che potevi mettere su Berlino. Più 150% del prestigio delle battaglie in guerra, che insomma è una statistica veramente marcia. E più 50% della mitra in battaglia. Allora, la porta del Brandeburgo mi pare che fa un po' cagare. E il Cremlino l'abbiamo visto. Qua c'è il Palazzo d'Inverno che invece è forte in culo, però solo per gli ortodossi. 30% stabili cost modifier, quindi gli ortodossi si prendono un solito meno 60%. Non te lo sfrutti veramente perché se giochi con gli ortodossi, a meno non fai tipo kamikaze che gioca con Bisanzio, sei la Russia, ok? Se sei la Russia, c'è una meccanica che costa la stabilità, si impenna. Però, con 60% in meno di costo della stabilità, insomma, minchia, lo ribilanci di molto. Quindi direi che non è per niente male questa combinazione che hanno messo agli ortodossi. Abbiamo vinto un altro forte, c'è un altro assedio. Ma già mi dà tutti i soldi alla striscia di territorio per collegarmi alla Mordavia? Ma la guerra c'è? A Cracovia non me la riesco a fregare. Un territorio della Galizia-Volinia, cioè tre addirittura. E senti, a Galizia-Volinia dove sta? A Galizia-Volinia è grossa. Ah, qua gli famo un reconquest clamoroso poi con la Galizia-Volinia. Vabbè, la coalizione non c'è più, ragazzi. Senti, a parte i territori, mi devi pure da War Reparation. E vabbè, poi basta. Quindi arriviamo a sto 70%. 70% dovrebbe morire almeno qualcuno su Volgast o Monaco, magari, che non è ancora stato preso Monaco, eh! Cioè, praticamente ho assediato solo la Polacchia. Il Papa ha vinto una volta contro Volgast, ma cioè, poi tutte le altre battaglie sono state perse dai nostri alleati. Chi è? Ok, l'Ungheria è quasi fedele, eh? Se l'Ungheria è fedele, capirai, si strilla. L'Ungheria sì che c'ha un bell'esercito, altro che questa qua, Aragona. Cazzo ci fai con l'esercito? Oddio, oddio. Ah no, c'è la Francia. No, niente. Allora, inspiegabilmente Aragona è sempre forte, ma c'ha un esercito piccolo. Invece gente come l'Ungheria c'ha sempre un esercito grossissimo, ma non sono mai potenze mondiali gli ungheresi. Non si capisce. Non è che sia molto chiaro. Oh, è nato un bambino, ho due War Exhaustion in meno. Ma perché c'ho assai War Exhaustion? Ah, mi fa piacere. Ecco qui, vai. Ecco qui, l'Aragona ha fatto un'altra mossa delle sue. 8.000 contro 20. E ci siamo. E ci siamo. C'è un fiume qua.
i fiumi di Poznan tinti di sangue aragonese. Vabbè, allora qui ci stanno sti due. Ma dove sta il forte a Malbork? Ok, Malbork se non sbaglio è la capitale dell'ordine teutonico. Infatti qua normalmente c'è un forte. Mo hanno messo la possibilità per l'IA di cancellare i forti se vanno falliti per mantenerli. Quindi se tipo tu sdereni qualcuno forte, quelli è capace che poi ti cancellano il forte fastidioso, magari sdereni l'ottomani, a un certo punto ti cancellano il forte che sta qui perché vanno falliti, se no. Ovviamente cercano, presumo, di prioritizzare quelli meno importanti, non lo so. Almeno spero, eh. Cioè, perché poi ho visto pure che c'erano alcuni che dicevano che tipo l'IA cancellava proprio tutti i forti. Ma che è qua? Che è sto casino? Mazza. Lo sai che non sarebbe male se riuscivamo a sbarcare in Inghilterra? Ecco, sì, la puntata scorsa stavo a vedere se riuscivo a prendermi la Norvegia. E se riesco a sbarcare in Inghilterra pure si strilla, eh. Perché poi davvero, cioè, tu, praticamente, il Portogallo è intoccabile, ok? Però, no, sono tutti e tre alleati. No, qua c'è proprio un triangolo d'acciaio, è incredibile. Se riesci a smontare l'Inghilterra e non diventa Gran Bretagna, quelli sono botte, sono botte poi per l'Europa. Altro che Impero Romano te fai dopo. Ah, Spagna l'ho già smontata. Mo vediamo se riusciamo a smontare pure qualche altra potenza. Portogallo non lo smonti perché stando là è un casino. Anche se devo dire che il Marocco a sta partita ci fa sognare, eh. Il Marocco a sta partita sta resistendo bene. Beh, di solito il Portogallo perde perché viene attaccato dall'alleanza Castiglia-Portogallo. Quindi, essendo che Castiglia sta prendendo le botte e non c'ha l'Aragona, sicuramente, insomma, l'assedio di Tucola è vinto. Oh, senti, sì, vai un po' a sedia a Volgast, se no la Valacchia se ne arriva un'altra volta. Ah no, c'è un forte in mezzo e mi blocca tutto. Monaco finalmente è stato assediato, la Lorena sta valorosamente combattendo in Francia, morendo. Monaco forse finalmente cade, il Papa ha deciso di non combattere più a Straubling perché non si sa perché. Sto perdendo i soldi. Assai poi. Ah! Scusate ragazzi, scusate. Strategia number one, tu dici che i forti sono della Lorena e quindi li paga la Lorena. Tiè. Allora, in realtà dovresti, se lo vuoi fa bene sto scherzetto, dovresti andare a vedere se c'hai un vassallo che c'ha appunto dei bonus a forte. Allora, sicuramente la Lorena ce l'ha, ok? Vorrei capire se tipo questi c'hanno qualcosa, questi non c'hanno ancora le idee. Dovresti conoscere le idee nazionali della nazione, eh? Questi hanno preso idee economiche, stanno freschi. Questo, idee religiose, Aragona, questi, idee del commercio, e poi le idee di spionaggio, l'Ungheria, ma qua, cioè, vabbè. Senti, che faccio? Abbassa l'autonomia, che te devo dire? Questa è un'idea proprio inutile. Ok, mo, in linea teorica tutti quei soldi per i forti gli pago più. A parte questo di Cracovia, anzi di Varsavia, Lorena, ecco qua, damo io a Lorena. C'ho Call for Pizza, mo tra un po' devo per forza chiudere la guerra. Senti, sì, ma mi dai sti soldi allora? Ah, ma mi dai, allora posso. Senza perdere altro tempo, dammi i soldi. Ecco qui, ti è. A quanto pio io a proposito? 400 rotti. No! E perché ho chiamato pure alle di mie e pure loro prendono i soldi. Tutti i debiti sono stati ripagati. E mo, se il mio esercito tornasse a casa, io farei sbroccare gli estate fregandogli la terra, ok? Inoltre abbiamo preso questa Red Rutenia che magari posso concentrare, ok, sì. Come vedete adesso ci dovrebbe stare scritto, vedi?
lo sviluppo che vale 109 e 109, quindi la nostra capitale aumenta di 1 e di 1. Poi, siccome costerà troppo, a un certo punto praticamente questo fenomeno si arresta intorno ai 50-60 di sviluppo in base a se stai sulla collina o se stai in un posto marcio, insomma. Ok, qualche terra la dobbiamo prendere, ok? Qualche territorio lo dobbiamo prendere perché poi ci fa pure bene che le nostre personal union penseranno che siamo più forti se abbiamo più territorio. Abbiamo 600 di punti amministrativi, quindi probabilmente è arrivato il momento di fare il Nocca Suspelli su Bisanzio. Va bene, sì. Ah, sono arrivate un po' di compagnie mercenarie polacche. Ok, adesso la Moldavia è collegata con l'Ungheria, quindi in linea teorica, arrivando in Ungheria, possiamo almeno interagire con la Moldavia. Ma chi è? Chi sono questi ribelli? Ok, stavano per uscire gli eretici di qualche tipo. Oh, a proposito, Parigi? Parigi? È main 48. Vabbè, dai, aspetto, mi prendo prima quella big. 48 favori e si strilla che merita il main. Aggressive expansion, come stiamo? Ah, l'Austria sente puzza di merda. Ma stanno in due a sentire puzza di merda. Quindi, a posto così. Anzi, mi vuole pure bene l'Austria. Quindi a posto così, cazzo me frega. 53 power projection, 94 di prestigio. Dovevo fare un workshop a Marsiglia, se non sbaglio, eh? Ok, eccolo qua, lo famo subito. Che è, workshop a Marsiglia e ci famo pure i soldi, mi sa. 0,17, insomma. Vabbè, non è che siamo proprio così masselli a livello economico. Allora, senti, l'Inghilterra ha dichiarato guerra all'Ulster. Che palle, io devo riuscire ad arrivare in Inghilterra per argine a questi. E non mi vado a fare un caso sbelli, visto che già lo devo fare a Bisanzio. Preferisco ammazzarlo ottomani, sinceramente. Senti, chi è che si ribella? Ok, nessuno, perché l'ho ammazzato per strada. Ok, risolto il problema. Questi qua che vuoi? Barois e Verdun, che sono sti due? Sì, allora rimani qua, dove vai? Posso abbassare l'autonomia mica da qualche parte, eh? Ad Anjou. Tiè. Bene, bene, più 2,69 ragazzi, eh. Che poi abbiamo pure tolto finalmente il MES ai borghesi, quindi adesso si è liberato un altro slot ai borghesi, se dovessimo fare qualche... Ah, poi a proposito vorrei tenere sott'occhio sti uprising, perché se voglio posso pure farli, li posso pure provocare. Certo, escono 17.000, non mi pare il caso. Che aumento la stabilità? No, non aumenta la stabilità perché se devo fare caso del truce break, cioè truce break, coso qua, come si chiama? Se devo fare il no caso sbelli, insomma, ci vuole i punti amministrativi. Ok, Napoli, ma mi dai i soldi? Non c'hanno i soldi. Ok, va bene. Insomma, è proprio bene. Facciamo. Ah, papà, invece mi dai i soldi? 20 euro, beh, comunque veramente cagare questo sistema nuovo di sto calcolo qua. 20 euro dal pa, dammi 20 euro, dai. Almeno se succede qualcosa non vado subito col prestito. 39. Devo arrivare a 48 con la Francia. De favori, non ad amicizia. Se 48 favori una volta voleva dire che potevi di pure alzi, cammina sulle mani a testa in giù. Invece mo alla fine ci fai pochissimo. Che poi diventando più masselli, la velocità con cui si fanno i favori diventa anche più alta. Quindi questa conquista qui, attenzione. Inoltre voglio vedere terza potenza mondiale, ragazzi. È terza potenza mondiale nel 1474. E i Mamelucchi. Ma qui è Iraq, c'è l'Iraq, raga, c'è l'Iraq, non si crea mai l'Iraq. I Mamelucchi, 48.000 sono più marci degli ottomani. Ok, quindi quando farò il no caso sbelli su Bisanzio, che è alleato della Valacchia, e quindi posso finalmente ammazzare la Valacchia, oppure se la Valacchia c'ha un claim, è stata claimata dall'Ungheria, ma sono tregua. Giugno 74, e come? E già.
Sì, coi. Mettiamo. Tanto non lo farà mai l'Ungheria, però se lo fa un bel claimino sulla Valacchia, qua non ha fatti. Qua manco. Qua manco. Mi sa che nessuno ha fatto claim. Ok, Napoli ci ha fatto un claim sulle Biro. Che insomma, mica si butta. L'Epiro che religione è? È cattolica, quindi non è che sia. Non c'ho bisogno di fare no caso. Cioè il. Sì, non c'ho bisogno di fare no caso sbelli se conquisto l'Epiro. Ora Napoli ci fa sognare, ragazzi, ci fa proprio strillare Napoli. Che te devo dire, Napoli ci ha fatto proprio urlare stavolta. Ok, allora mettiamo subito la spia su Bisanzio. A Napoli ci ha fatto urlare proprio sta partita, ragazzi. La partita col Papa è stato un incubo a nette Napoli, invece sta partita ci sta facendo proprio strillare. Cioè, che battaglia non è mai servito a nulla, No, lungi da me dire questa cosa. Ah, gli eredi ci hanno definito d'uscita un'altra parte, hanno preso l'aereo. E senti, ma qua come va sto gol? Mamma mia, quanto va lento! Ma sono cattolici? No, sono ortodossi. Li potrei mettere in tre compagni, però, Atletico con la Valacchia è finita, ma tanto se non c'ho claim sulla Valacchia è tutto un cazzo. E gli eretici hanno pure scatenato un po' di riforma, di volontà di riforma della religione cattolica. Vabbè, è il grande classico di quando la gente rosica. Poi c'è l'indipendenza per la Britannia. Guarda, io penso che ho abbastanza gente per non dover fare niente in questa guerra. Quindi al limite ci mandiamo questi 9 mercenari. Che poi manco ci vanno a mare. Quindi annulliamo l'attaccamento. Mettiamo tutti che diventano assediatori. E quindi andate a cercare l'assedio. Cioè, tu mettete qua. Allora, ragazzi, sta partita sta volando proprio qua a Provenza. Un inizio col botto che ha richiesto una madonna di restart. Ma una volta che parti col botto si urla qua a Provenza. Uno di innovativeness per 20 di prestigio, oppure daccelo. E 50 di cosa? Di power projection, quindi mo tra un po' scende. E chi so i miei rivali? O Portugal! Tiè, ti facciamo un bel insultone. Facciamo un bel insultone. Perché non mi dai punti? Ah, ma hanno unito Insulted Rival in una cosa sola. Cioè, quindi mo c'hai 10 punti da quello e 5 da quell'altro. No, o fai uno o fai l'altro. Senti, allora io mi metto gli embargoni a tutti i nostri nemici. I borghesi urlano perché ho costruito il workshop. Mi mettiamo gli embargoni a tutti i nostri nemici, così prendiamo un po' di power projection tatticissima. E avremo un po' di bonus commerciali nei nostri trade mood. Allora Ragusa di solito è indipendenza garantita dagli ottomani. Allora Ragusa c'ha dei claim o dei gol sulla Bosnia, è perché se io sono matto potrei anche prendere la Ragusa come vassallo. Certo, poi proprio i punti diplomatici con cui poi devo spostare il focus non torneranno mai più. Oh, come vedete l'aumento della terra ha abbassato la Liberty Desire dal development, Avignone 6 di tasse, non mi pare il caso. Premishill, quindi penso che sia qualcosa che sta qui. Eh sì, come te sbagli. Quando leggi tu la stia, sicuro stai in Polonia. A Nantè devo fare un marketplace. Nantè dov'è? Perché se stai in un trade company, cioè un trade node inutile. Vabbè, però questo c'è da uno di produzione. C'è aumenta uno di sviluppo, dai. Che fai, butti. Senti, non voglio come vassallo e se faccio il matto lo ammazzo? Ah, non posso. Non posso. Quindi io dovrei da Napoli. Allora, mo che occupo tutto, vediamo se Napoli, cioè quanto fai della aggressive expansion se è più tutto con Napoli. Quindi scusa, l'Epiro come faccio? No, qua faccio come mi pare. No, qua faccio come mi pare.
Che c'è la guerra mondiale qui? No. A posto. Ok. Eh sì, che poi ci conviene pure cominciare a camminare verso di là, eh. Poi se a Venezia gli frego Creta, posso pure cominciare a fare aspia sui mamelucchi. No, perché tanto i claim ce l'ho già sui mamelucchi. Direttamente vanno ancora in Terra Santa. Come vedete, questo è il, diciamo, la situazione quando giochi con l'Austria. Cioè, tu praticamente digli di guerra a qualcuno e poi mi fa in cazzo. Cioè, pensa nei vassalli. Infatti, giocare con l'Austria è una puttanata incredibile. Giusto quando fai le guerre grosse devi chiamare esercito tuo, però siccome poi hai preso tutte le idee di influenza e tutta sta roba qua, l'esercito tuo fa pietà e verrà ammazzato ogni volta. Cioè, a me mi capita sempre quando gioco con l'Austria, ragazzi, non so se è colpa mia. Probabilmente sì, eh. Non prendo manco un'idea militare, poi l'esercito fa pietà e me la vento. Allora, posso già farlo? No, mi mancano 3 euro. E vabbè, quindi non c'ho bisogno di prendere i 50 punti del Papa per i prestiti. Posso prendere un altro privilegio. Senti, comunque, solo Ragusa e quest'altro. Oh, ragazzi, comunque non dobbiamo proprio per niente, eh. Si strilla proprio in questa guerra. La spia su Bisanzio è già arrivata. Ovviamente Bisanzio, ragazzi, bisogna vassallizzarlo, anche se non. Anche se potresti pensare che ti occupa troppi slot. Ma questo, cioè, per prendere conquest su tutta la Grecia, un punto diplo per senza quanti anni, io pago volentieri. E poi sì, effettivamente, chissà per quanti anni io devo pagare. Ma c'hanno i soldi. Posso far così. Tiè, un altro punto diplo. Tutto il bilancio statale serve per fare i punti diplomatici, praticamente. La Tunisia rompe ancora i maroni. Ma la Ragona l'ha fatto... La Ragona ha fatto il claim sulla Tunisia, ragazzi. Con chi è alleato? Di Granada e Marocco. Allora, tutto il Nord Africa, praticamente. Tutto il Nord Africa. Allora, non sarebbe per niente male prenderci anche un po' di Tunisia, eh. Poi soprattutto ti smette di fare questa rottura di coglioni di venirti a rapire i marinai nei tuoi trade node mettendoti 7 di devastation perché arriva sto cazzo de... Chi è? Ok, allora, guarda. Attenzione, questi ci hanno chiamato in guerra. Ci hanno chiamato in guerra, quindi prendiamo una stecca di favori. Già si strilla. E io sai che voglio? Voglio il Lussemburgo, sì. Voglio il Lussemburgo, sì. E lo sai che voglio pure? Voglio... Vabbè, mi sa che dopo un po'... No, vabbè, basta così, dai. Sennò poi davvero parte la guerra mondiale in Europa. Ma sì, tiè. Vabbè, tanto già si vince, si vince forte. Non c'è bisogno di far un cazzo pure a questa. Oddio, a meno che non un alleato di Gesù. No. Guarda quanta gente ci avevamo, raga! 110k per 20.000. Ormai il king dell'Europa già ci stanno, eh. E se Ragusa muore, facciamo subito il controllino se parte la guerra mondiale dando tutto a Napoli. Ecco qui. Allora, Napoli. 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 Quant'è? No, ma va. Dammi i soldi. Dammi un po' di prestigino. E va bene così. E invece le bio gli fa Magang Bang, ovviamente. Senti, ma perché non fa la chiesa sulla capitale e prendiamo 3 punti del Papa? Ok, è uscita la missione, però perché non farlo? Ok, allora Epiro gli facciamo subito un full annexone. Pure se si lamentano, questo lo dobbiamo fare per forza. Tanto sta troppo lontano per davvero creare una coalizione. Certo, gruppi culturali non si caga nessuno. E senti, qui facciamo così. Facciamo così. E facciamo il claim su Bisanzione. Abbiamo risparmiato 2 punti di stabilità praticamente. Beh, visto che allora abbiamo risparmiato 2 punti di stabilità, perché non aumentare un punto di stabilità? Sovraestensione più 16%. No, dai, aspettiamo. Ok, sono arrivati un po' di compagnie mercenarie della Grecia.
Va bene, sì, dai, si urla. Fammi strillare. Ok, Bisanzio Casus Belli alla fine. Bisanzio Casus Belli alla fine. Milano ha dichiarato guerra a Saluzzo, mosse strategiche che cambiano lo scacchiere mondiale. Se questi imboccano prima che qualcuno li conquista, sarebbe opportuno. Se magari ci mandi mia. Ok, perfetto, ci mandi mia allora. Allora mi metto a dar supporto con sto esercito da 12, vero? È già andato Napoli, perfetto. Qui niente, eh? La War Exhaustion penso che stia in paro. Ok. E ragazzi, poi qua tocca fare la guerra, eh. Che fa? Aspetti. Aspetti che questo si carica qualche altra gente. Tiè, se sta più stacca la cosa. 54.000. Allora, io da solo già quasi supero. Però da solo con i vassalli. Ok. Gli alleati non mi cagano proprio. E allora poi mi tocca controllare se posso aumentare force limit in qualche modo. Intanto poi ammazziamo pure la Valacchia e gli diamo tutto all'Ungheria, eh. Chi è? Military Technology. Aspetta che mo lo prendiamo con lo sconto del 10% che passa l'anno. A Capodanno abbiamo. Chi è? Aprendo pure su quell'altro. Sì, ma non sta a finire in una deepness, quindi non c'è bisogno. Ok, chi è? Abbiamo pagato un sacco di punti in più, ma prendiamo proprio 4 punti di nuova deepness. Che, insomma, i punti militari tanto non credo che metteremo idee militari nel breve periodo. Quindi i punti li possiamo pure utilizzare per fare ste cazzate. Ok. La mia compagnia che avevo mandato, dove sta? Non la vedo, qua. Dove stai? Ah, si è fermato qua. Ok, allora mo ti vengo a pista. Chi è? Questa è la free company, quindi mo prenderà le botte, eh. Però sto in difesa sul forte nel bosco. 40.000 francesi, mo, insomma, li famo strillare. No, so, hanno perso esattamente dove arrivano i 40.000 francesi. Ok, andiamo a fare la serie a Franca Contea. Allora, i Balcani, se ci riesci arrivate, fai tipo tutto GG easy, ovviamente. Però devi stare al fatto che poi ti apri il fianco agli ottomani. Però se riesci a inventarti il modo per rompere il bucio, gli ottomani poi strilli te. Allora ragazzi, un'altra puntata di urli a raffica è finita. Io con questo vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. A presto!